Ciao ragazzi, è la parte numero 38 del Let's Play di Mother 3. Allora, da un bel po' che non che ho registrato, vi ho lasciato qualche giorno senza video, ma ora recuperiamo subito. Allora, tu che cosa ci fai qui? Vado al sigillo per ricordare i bei tempi? Effettivamente. Questa che stanza sarebbe? Qui sono le patatine al doppio cioccolato preferite dal padrone Porky. Sono ingrassato solamente leggendone il nome. Perché non puoi fare tutto il padrone Porky? Questa stanza di ritrovo per i fan sfegatati del padrone Porky. Mettete mai sul cuore e dite: io amo il padrone Porky, va bene? Allora andatene da qui. Posso leticare il padrone Porky sotto i calli. Che schifo. E questa è la stanza personale di Porky? Attenzione. Attenzione, sono stati smarriti dei bambini. Lo diavolo e Lucas e i suoi amici si sono messi persi nella camera dei fan del padrone Porky. Attenzione Lucas e compagnia, attenzione Lucas e compagnia. Vedete subito al centesimo piano, se ci riuscite. Porky sta continuando a sfotterci e continuare. Sta continuando a invitarci a venire al centesimo piano. Ma sceglie sempre lui a che piano ci fermiamo. Quindi siamo, diciamo, pedine del suo gioco sostanzialmente. Cioè, si sta divertendo con noi come se fossimo giocattoli praticamente. Per lui è tutto un gioco, anche questa cosa qui della distruzione del mondo. Prossima fermata a centesimo piano. Lo dice sempre, ma in realtà non è mai così a quanto pare. Allora, nell'Empire Porky Building è un posto enorme, anche dal punto di vista del gameplay. Quindi ci sono tantissime sezioni, tutte diverse, e non mi ricordo in che ordine succedono le varie cose, quindi vediamo cosa ci aspetta adesso. È anche molto difficile per me. Ah, questo pezzo, questo è bellissimo. Allora, diverse porte. Solo una è quella giusta. C'è qualcuno dentro? Oh, ciao te. Sui maggiore. Vabbè, ma lo uccidiamo ad attacchi normali, spero. Magari non in un turno, però in due, massimo tre. Ma non c'è la bomba ed è corso via. Ah, così proprio. Non c'è neanche l'exp, bastardo. Oh, un regalo. Un attiratore, vabbè. Scusa, sono impegnato al momento. Puoi salvare dopo, ma cosa? Ok, questa è quella giusta. È sempre così, ogni volta ci sono tipo. Ok, una serie di porte non sempre indovinare qual è quella giusta. Però c'era qualcosa. Ah, era un altro nemico lì a destra del suo soldato. Fiu, appena in tempo. Ok, questa è quella giusta. Che spavento! Ho incontrato un cartello uomo. Chiamolo. Non me l'aspettavo. Non me lo ricordavo minimamente. Sta gingillando. Ah, usa i poteri psichici? Oh merda. Aia. Aia. Va bene. Ma c'è anche qualcosa dentro? Oh. Una doccia miele. Ricopre il nemico col miele, uno sciame di api lo attaccherà. E c'è uno strumento da danno, quindi. Di fatto. No, mi viene da ridere perché so già di un pezzo abbastanza troll che avverrà più avanti in questa sezione qui dei bagni, diciamo. Stile giapponese. Ma ciao! Una paperella. Non so se avete visto bene. Oh mio Dio! Per gente grande. Benvenuto, grazie per la visita. Aspetta, che sto dicendo? Questo è il bagno, che problemi hai? Che state facendo qui comunque? Tutti in gruppo. Oh mio Dio, sono un po' spaventato. Sono fantasmi amichevoli che vivevano nel castello Zoe. Ma adesso i soldati ci hanno portato qui l'altro giorno. Come hanno fatto a portarvi qui? La gente si fida mai dei fantasmi. Fantasmi
Fantasmi! Ok. Serve uomo, attaccato alla velocità accecante. Io devi farlo fuori subito con un potere psichico a sto punto. Minchia. Ok. Cazzo. Però c'è un regalo. Ma quasi quasi uso Love, dai. Love Omega. Meteore. Ah sì, dai, tanto. Ok. L'importante è che non lo faccia solo con il suo motore. Va bene. Sparato un raggio. Ok. Vabbè, overkill tranquillamente. Va bene. Bonus di 48, che è quello che è più indietro di tutti. Qua c'è un collare rosso. Meno male ci siamo entrati. 10 attacco e difesa in più. Che non fa mai male. Ora ha l'attacco e la difesa di Kumatora. Avrete notato qualcosa di strano qua a destra. Se non sbaglio, quella con la porta giusta è questa. Esatto. E questo pesce cosa mi dice? Sta cadendo qualcosa di folle in questo bagno, eh? Sto saltando così perché mi va, non preoccuparti. Non pensate a me. Sto bene, andatevene. Ok. Non è questo pezzo che ti dicevo io. Che spavento! Vabbè. No, perché stavo pensando un'altra cosa, infatti. Ero distratto perché stavo pensando un'altra cosa, quindi. Per fortuna corro velocemente, ci ho fatta per un pelo. Sto provando a leggere. Guardate i muri, guardate la porta. Cosa devo fare qui dentro? Vattene, vattene, vattene. Per qualche motivo questa latrina è mischiata con le altre. Ma questa è la mia latrina. Non è per tutti quanti. Ok. Ci mettono una rana qui. Ci potrebbe essere un motivo. Lo dico io, c'è un motivo per cui ci mettono una rana qui. E non è perché è finito il pezzo di bagni. C'è un'altra sezione qua. Ok. A te. Un bagno pulito rispecchia il tuo cuore. Puliscilo finché non brilla. Ok. Sto cercando di mangiare. Se non sbaglio questo è quello giusto. Esatto. E se, forse era questo il bagno in cui c'era qualcosa di interessante. Questo rumore l'avete sentito? L'avete riconosciuto, l'abbiamo già sentito questo rumore. Tadan! L'avete vista? Era l'ultimate chimera, la chimera finale. Quella che ci distrugge automaticamente se ci tocca. E se... Avete sentito? Eccola lì. Ora, se noi corriamo velocemente, possiamo entrare qua dentro. Anello fantastico. Quel pezzo è terribile se non te lo aspetti. 30 difese e 30 di mana? Minchia. Per 5 di difese in meno? Assolutamente. Figata. Via. E per questo ti hanno messo la rana. Perché metti che uno corre contro la chimera e muore se deve fare tutto il pezzo, non è giusto. Abbiamo finito questo pezzo di bagni, diciamo. Ah, sì, per questa stanza abbastanza singolare, diciamo, non ha bisogno di molto di essere commentata più di tanto. Sembra che abbiate faticato. Vi è piaciuto il mio labirinto piscia fino a che vuoi? Comunque ho una brutta notizia. Il posto in cui siete ora non è il vero centesimo piano. Siete dei giocattoli che strisciano nel palmo della mia mano. Va bene, venite pure al vero centesimo piano. Usate ascensore successivo, l'aspetto. Stavolta potrebbe aver ragione. No, non credo che. Mi sa che ci sta trollando ancora. Perché mi ricordo che ci siano. Che ci sono ancora dei pezzi che. Cioè, sì, ricordo dei pezzi che non abbiamo ancora fatto. Quindi non credo che arriviamo ancora al centesimo piano.
Però si è fermata al 100° piano, non ci credo. Ah, attenzione ragazzi, se è il pezzo che penso io, attenzione. La sentite sta musica? L'hai sentita molte volte. Questa è la musica delle Magipsy. Questa è la stanza di Locria. Questa è la casa di Locria. E ci troviamo delle banane. Rosario Rossetto, che è il memento di Locria. Abbiamo qua delle trombe speciali sul tavolo. E qua abbiamo il letto di una Magipsy. Ha sopra gli abiti di Fassad. Fassad è Locria, la settima Magipsy. Ecco perché non è morto cadendo dalla tua torre. Ecco perché può usare i poteri psichici nonostante finora pensavo fosse un essere umano come gli altri. Il motivo è questo. Ed ecco perché dice che non può essere sconfitto. Ah, qui c'è un solo banale di lusso, a quanto pare. Quindi sì, questa stanza ci suggerisce. Ah no, c'è anche la barra antica. Ci suggerisce che Fassad è Locria. È per questo che ci aveva detto l'Eder, no? Che Locria era la Magipsy che aveva tradito le altre, si era unito a Porky. Era Fassad. Quindi estraendo l'ultimo ago, Fassad scomparirà. Voi non avete tatto, vero? Salite sul prossimo ascensore, venite al vero 100° piano. Un sacco di banane. Diamole quanto possibile a Bonnie. Che palle sto bug. Banane di lusso dai a Bonnie. Banane di lusso dai a Bonnie. Abbiamo un quinto memento, a chi lo diamo? Probabilmente il memento di Locria. Bonnie è quello che muore più spesso. Quindi diamolo a lui. Ok, ha giusto giusto di diventare pieno. Ciao. Non penso che Locria tornerà. Oh, chi sono io? Sono un topo a cui badava Locria. Rideva così. E faceva paura. Quindi sarà sembrata cattiva a molti. Ma com'era gentile? Pensi che tornerà? Sono solo. Poverino. Ok. Posso fermare al 100° piano? Ricordo che c'è almeno un'altra sezione prima del 100° piano vero e proprio. Penso che sia questa. Ah, se ricordo bene, questa è semplicemente una mini dungeon, una sezione di gameplay in cui dobbiamo passare di stanza a stanza, combattendo i nemici che ci troviamo. Non ricordo ci sia nulla di particolarmente gimmicky in questa parte. Eccoli, già quel serpente lì non è che sia. Wow. Allora, vediamo un po'. Un Boabot e un K9000. Nemici metallici, quindi si va col tuono, immagino. Hai messo un raggio stupido. Contorno non si sente bene. Bene. Bella la grafica del Thunder Omega Gamma. Non so se l'abbiamo mai fatto il Thunder Gamma, mi sa di no. Mi sa che l'abbiamo imparato alla fine della parte precedente. Ok, Lucas e Bonnie piangono, questo è un problema. Facciamo un altro Thunder, facciamo un altro Thunder. Anche perché è molto abbastanza resistente fisicamente, quindi. Ora, se ricordo bene, tra l'altro, in questa piccola sezione, questo piccolo mini dungeon, diciamo, dobbiamo trovare un oggetto molto particolare, unico nel suo genere. Komotora. Non passa da solo, vero? Ecco, no, infatti è passato invece. Cosa serve sta scala? Wow.
Qua per me un Omega, un Love Omega ci sta anche. Voglio dire, tanto troviamo abbastanza spesso delle capsule revitalizzanti, quindi non è un problema, sinceramente. Ora, stavolta l'ideale è che il Thunder colpisce ogni volta un nemico diverso. Ok. Ok. Ah, beh, ma oggi sei bravissimo col tuono, come te. Madonna, quanto è forte. E niente, a me piacciono troppo gli effetti particellari dei poteri psichici nei giochi di Mother. Lucas al 50. Potrebbe imparare un potere psico. Anche Kumatora al 50. Uno di due lo imparerà sicuramente. Tasta 49. Una bomba di Capodanno. È quella che riduce l'HP di un nemico a uno. Oh, attenzione, abbiamo sorpreso alle spalle. Possiamo battere senza usare i poteri psichici? Non lo so, gli facciamo troppi pochi danni, secondo me. Cioè, forse no, forse sì, dai. Comunque, Duster e Luca si fanno una buona quantità di danni. Cazzo, il flash, no! No, 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 no. Meno male che ha fatto piangere proprio loro due che sono i più deboli. Però no, 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 questo qui ha flash, è pericolosissimo, potrebbe one-shottare qualcuno di noi. Wow, te? Wow, anche lui l'ho colto alle spalle. Bellissima sta musica. Rinoce Missile 2.0. 2.0 perché ne avevamo già incontrato un'altra versione nel capitolo, cioè molto tempo fa, Era il capitolo 5, credo. In quell'area dove c'era la quest dei topolini, che dovevi portare i 7 topolini alla madre. C'era un nemico che era simile a questo. Questa è la sua versione più avanzata. Vittoria. Questa stanza è buona per farmare perché è facile prendere i nemici di sorpresa. Ah sì, bellissimo sto pezzo. Allora, innanzitutto andiamo qua a sinistra perché quando sono veterano come me, sei così abituato ad altezze che cadute piccole sono nulla. Attenti, screanzati. Sarei caduto se non fossi stato io, imbecilli. È bellissimo sto pezzo adesso. Benvenuti a cantiere, grazie per la vista. State interferendo con i lavori, ma vi accolgo lo stesso. Io adesso dovrei passare per di qui. Ma dovrei neanche dietro, ma non sbatte contro nessuno. Ok. Permesso. Troppo bello. Questo è un secchio, è pieno d'acqua. Avete qualcosa da fare qui? Se no andate, ok? Vorrei una mappa, non so se sta giusta adesso o su. Wow. Per andare su? Ok, Lucas ha febbre, ottimo. Nulla di utile. Lì ci sono dei nemici. Vorrei che Lucas imparasse il suo potere psico prima di ingaggiarli. Oh, guarisce o no? Cura Omega! Può curare tutto il party contemporaneamente. Figata! Cazzo, finalmente! Ok, regalo. Pizza preferita. Mi piace a molte clienti. 250 punti vite, tantissimo. Porca troia. Ma vi immaginate che tipo, se voi state per morire, vi mangiate una pizza e siete al massimo della forma. Ma che figata sarebbe? Io voglio vivere nel mondo di Mother. Cioè, avete anche lo scusa per mangiare la pizza voi. Ti sposti te. Io dai una piccola curetta come Tora, però. Questi nemici sono abbastanza inquietanti, sinceramente. Però l'ho colto alle spalle. Ma c'è scritto amore dietro. Non spargi amore. Hanno localizzato. Hanno tradotto anche questo localizzatore italiano. Cioè, localizzatore. Quello che ha fatto la patch, insomma. Tantissimo il cappello. Non credo che sia una cosa così facile cambiare anche queste cose qua, Vittoria. È quasi ora di chiudere la parte. Che mi dici? Questa costruzione è fatta in calcestruzzi e assi di legno. Ok. Permesso. Oh, chiedo scusa. Vado su, immagino. Ah, non toccare, pericolo.
I non autorizzati non possono tirare la leva. Cosa sto facendo? Secondo te? Lavoro, no? Degli inesperti come voi non posso capire ciò che sto facendo. Lo capisco benissimo invece. Tira la leva per vedere cosa succede, sì. È spettacolare sto gioco. Bellissimo. Vediamo cosa c'è qua prima. Wow. Non so. Questa potrebbe essere la strada giusta, quindi. Mi sa che torno indietro. No, 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 forse. Perché c'è un oggetto molto particolare da qualche parte. Forse non è qui più avanti, però mi ricordo da qualche parte c'è un oggetto molto importante che voglio assolutamente ottenere. È da qualche parte nell'Empire Porky Building. Guanti celestiali, che coglioni. Vabbè, cioè, 9 d'attacco sono. Non fanno male. E qua c'è l'ascensore, no? Infatti, quindi qui qua si va avanti. Attenzione, lavoratori, degli idioti sono intruffati nel cantiere e stanno causando molti problemi. Idioti, 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 parlo con voi, ragazzi. Andiamo, ce la fate ad arrivare al 100° piano? Mi state irritando. Mi prude la dentiera. Andate al prossimo ascensore. Wow. Cosa intende dire con gli prude la dentiera? Merda. Vediamo cosa c'è qua. Ah, non si può salire, ma dai, che trollata. Va bene, allora termino qui la parte numero. Questa era la 38 delle spade di Mother 3. Se vi è piaciuto, cliccate il pollice alto. Ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.